Buona festa del 1° maggio a tutti. Il 1° maggio è la festa del lavoro ed è una festa stupenda perché festeggia i protagonisti della società, i lavoratori. D'altra parte la nostra è una Costituzione che è fondata sul lavoro. Purtroppo però, dobbiamo rimarcarlo, il lavoro da noi è un po' difficile da trovare. Abbiamo tantissimi ragazzi che hanno difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro, ma non da adesso, da anni. E stiamo assistendo negli ultimi decenni al triste emigrare, partire, andare via dei nostri ragazzi. Ragazzi che noi formiamo, le nostre famiglie investono soldi per dare loro un'istruzione. E quando questa istruzione, questo lavoro, questa fatica, questo percorso viene coronato da una laurea o da un diploma, questi ragazzi vanno via e quindi la nostra terra viene impoverita perché le energie migliori se ne vanno. Ovviamente un'amministrazione comunale non ha il potere di incidere in questi processi di tipo macro, però qualche cosa per il lavoro noi riteniamo che si possa fare. Innanzitutto noi pensiamo a delle ipotesi di baratto virtuoso, nel senso che poiché il Comune e altri enti hanno una notevole carenza di organico, si potrebbero invogliare i percettori di reddito, qualsiasi tipo di reddito, a regalare il loro tempo per essere formati e quindi una volta formati essere aggregati alla macchina comunale o alle associazioni che operano sul territorio. Questo darebbe loro una maggiore dignità, nel senso che potrebbero effettivamente lavorare formandosi e quindi avere anche delle prospettive per il futuro e chiaramente renderebbero un servizio per la città. Ma chiaramente il lavoro non è solo questo, il lavoro è fatto anche dalle tante aziende che operano sul territorio. Noi non crediamo alla decrescita felice e non riteniamo che l'azienda, la fabbrica, la produzione sia da demonizzare, anzi noi riteniamo che le industrie, le fabbriche, tutte le attività produttive vadano incentivate. Io ho girato un poco per la zona industriale, ho trovato delle strade completamente dissestate, c'è un problema di sicurezza e noi sulla sicurezza agiremo. Non mi voglio dilungare adesso su quello che faremo per la sicurezza, ma posso garantire che agiremo sulla sicurezza in maniera molto molto incisiva. Dobbiamo fornire agli imprenditori degli impiegati, del personale comunale ben formato, preparato, che sappia raccogliere le istanze degli imprenditori, sappia essere vicino agli imprenditori in modo tale da incentivarli a venire qua. E dobbiamo dare all'esterno l'immagine di Marcianise per quella che è, cioè una città sicura, accogliente, una città che sa accarezzare quelli che vengono ad investire. Tutto questo porterà ricchezza al nostro territorio, porterà lavoro e certamente ridurrà anche il problema dell'emigrazione.